Praticamente manchiamo solo noi dentro le guardie della galassia di sta run qua. Sì, tipo hanno introdotto chiunque praticamente, anche gente a casissimo, però va bene così. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mondo virtuale Official Channel, sono Maga, lui è Dalm. Oggi nuovo Maga consiglio sui fumetti. E abbiamo un fumetto che volevamo portarvi da tantissimo tempo, ma il tempo non c'è mai stato. Esatto, perché questo fumetto è uscito prima di Natale, ma prima di parlarmene commentate, condividete, mi piacciate questo video, scriveteci se avete giocato al videogioco e come l'avete trovato. Sì, quello sì, perché questo secondo noi pesca a doppie, triple e quadruple mani, o meglio il videogioco pesca a doppie, triple e quadruple mani da questa run di Donny Cates. Allora, è secondo me un volume ottimo per scoprire i Guardiani della Galassia, magari non la formazione classica che siamo abituati, però essendo che era proprio la raccolta del primo anno di Donny sui Guardiani della Galassia, bisogna dire che è giusto per iniziare, è un bel fumetto sui Guardiani della Galassia, e anche si chiama la sfida finale, che sembra proprio la fine dei Guardiani della Galassia, è veramente un ottimo fumetto in tutti i sensi. Ma la premessa qual è? Per varie vicissitudini Thanos è morto. C'è Eros, suo fratello, che vuole ritrovare il corpo di Thanos e si imbatte in 1270 personaggi. Sì. Diciamo che, come vedete dalla copertina, ci sono personaggi che non ci si aspetta. Beta Ray Bill, il Ghost Rider cosmico, i Nova Corps, eccetera. Però personaggi che comunque stanno bene nei Guardiani della Galassia, o per quanto ci durino, perché ci sono dei momenti dove ce ne sono veramente tanti, i doppi giochi, volta faccia, eccetera, e ci sono veramente in tutte le pagine. C'è anche il cane degli inumani, per farvi capire. E, però, comunque, la storia è incentrata appunto nella prima parte sul recupero appunto del corpo di Thanos, perché lo scoprirete ovviamente solo leggendo. E nella seconda c'è il ritorno di Rocket, che all'inizio non c'era, ma in una veste, in una forma che non vi aspettereste assolutamente se non avete letto i fumetti anche precedenti di Guardiani della Galassia. Però forse è anche un bene, perché c'è l'effetto wow che ci sta. E lì entra in gioco la Chiesa Universale della Verità, che casualmente. Nello stesso periodo è uscita anche come nemico principale del videogioco di Guardiani della Galassia. Marvel. Sì. Dai, butta l'amo, fa giocare la gente e poi fa andare in fumetteria a comprarsi l'albo. Siete dei geni del marketing. Comunque, diciamo che preso in periodo videogioco avrebbe dato frizzantezza a chi è appassionato di Guardiani della Galassia, perché comunque giocarsi il videogioco, leggere comunque qualcosa che richiama, non a livello di trama eccetera, il videogioco, è stata una bella mossa. Leggerlo adesso ci sta, perché comunque dovrebbe essere quest'anno, l'anno prossimo uscirà anche il terzo film su Guardiani della Galassia, quindi ci sarà un'altra sfilza di fumetti che potranno prendere a mani basse sia per la realizzazione del film sia per la realizzazione di altre run, altre cose. Sta di fatto che Donny Cates si rivela essere ancora una volta il re Mida dei fumetti, sì. Perché comunque qua è una raccolta di 12 numeri più altri speciali, sì, non l'annual, ed è veramente strepitoso, cioè una bellissima run, anche per me e Maga, che siamo più avvezzi al lato urban, non tanto al lato cosmico della Marvel, questo ci è piaciuto tantissimo. Sì, parecchio, anche perché Star-Lord l'hanno caratterizzato molto bene, ma già comunque era già stato caratterizzato da tempo. Il rapporto con Gamora è molto intenso, utilizzerei questo termine, e poi c'è Groot, che è un adolescente con la cresta punk. Possiamo dirlo? No, io direi che lo lasciamo come secondo effetto wow dopo l'effetto wow di Rocket, perché ci sta veramente. Ok, allora non ve lo diremo, leggetelo. Comunque è un'edizione bella, con i disegni che di vari artisti come Geoff Shaw e Corey Smith, che tutto sommato mi fa via la voce, non sfigurano mai. Anche mi è piaciuto Eros, che è entrato anche nell'MCU, sì, su casualmente anche quello, vedi più ci pensiamo, più però qua dentro non canta negli One Direction, sì, perché esatto. Non è Harry Styles, esatto. Però c'è Beta Ray Bill, che Beta Ray Bill dicono ci sia nel quarto film di Thor, quindi Gatta Chicova. Disegni
Gatta ci cova veramente. No, bello, e fateci sapere la vostra, se l'avete letto, cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto. E ci sono dimenticati di parlare di Drax, che forse sarebbe il terzo effetto wow. Perché non c'è Drax fino a... Fino a un bel po', insomma, ecco. ci sta. Quindi non sono veramente i Guardiani della Galassia che vi immaginate, non sono i canonici. A me ha ricordato gli Avengers dei primi anni 2000, dove erano tutti quanti i supereroi Marvel, non Avengers, sì. Tutti. Mi ricordo Mi ricordo la splash page, non mi ricordo di che numero, una splash page con la villa degli Avengers davanti. Tutti i supereroi. Ti erano tutti Avengers, dagli X-Men. Tranne Spider-Man che lui, purtroppo, poveretto. Bene, da Maga e Dan è tutto. Ci vediamo in un prossimo video, che vi diciamo già sarà una statua bellissima. E poi voi leggete i fumetti. Se volete acquistarli, il link sotto c'è. Lo sapete ormai come supportarci in tutti i modi possibili. E tu cosa vuoi dire, Dan? Io voglio dire che... quello che ha detto Maga, quindi leggete i fumetti hashtag e io sono virtuale perché il secondo hashtag è ufficiale. Beh. Ciao ragazzi, ciao amici.